Oggi voglio fare riferimento alla gente che tiene tanto all'opinione delle persone, no? Di essere carine, ah, quanto è gentile, quanto è buona. E con questo atteggiamento, tante di quelle volte permettiamo degli atteggiamenti che non fanno bene, soprattutto agli altri. So di tanti gruppi di WhatsApp dove c'è un comportamento verso una persona assente e negativo, si parla male, si sparla, si ride di questa persona. E questo tipo di persona così carina è incapace di dire basta, questo non si fa. E ho saputo, per esempio, nelle mie ricerche di casi a scuola, no? Di ragazzi, adolescenti che fanno delle cose che non si dovrebbero fare nel terreno dell'educazione. Siamo permissivi, diciamo, ah, vabbè, sono giovani, impareranno prima o dopo. E non è così, si impara ora per evitare dei problemi più grossi in futuro. E quindi bisogna prendere delle decisioni, bisogna dire di no quando si deve dire di no e non essere permissivo perché questa acqua tiepida non produce veramente degli effetti salutari per una società. Quindi siamo in tempi in cui siamo tutti invitati a coinvolgerci, a dare la nostra parola con amore e con chiarezza, con rispetto, ma a darla, cioè ad essere coraggiosi. Non sono tempi per fare i codardi, rimanere zitti, no? In questi toni grigi per far finta che non ce ne accorgiamo delle cose quando veramente siamo perfettamente informati. Questa non è neutralità, questa è più una apatia. Quindi prendiamo la nostra vita nelle mani e meglio che essere una buona persona ed essere un essere umano eccezionale.